concreto, naturalmente raccogliamo tutti i suggerimenti e le proposte, perché lavorare in squadra insomma rende sempre più di lavorare da solo. Allora, siamo tutti pronti per curiosi, soprattutto per andare veramente a capire qualche segreto, qualche tecnica, per essere un po' più consapevoli per quanto riguarda i nostri strumenti. Prima di passare la parola a Massimo Maccani, voglio salutare anche Lorenza Natali, che muore per Capuare Marketing e Promozione della Camera di Commercio, anche lei di Bull della Camera di Commercio. Con Roger insieme a presentare quale che anche la Camera di Commercio insomma, ha tantissime iniziative anche in questo campo. Quindi anche quest'oggi alla fine cercheremo di capire un paio di parole, un paio di passaggi su un progetto che la Camera di Commercio sta portando avanti da qualche tempo, che è in pratica una sorta di made in Italy eccellenza digitale. Quindi poi ne parleremo, anche qui è una sorta di formazione continua per l'azienda, per chi volesse insomma sapere e capire qualcosa in più, caso lo voglia fare. Allora, bando alle chiacchiere, quindi partiamo con Massimo Maccani, esperto di comunicazione, impresa Professional Web, questa nuova società, penso, creata da Holding del gruppo SIS, progetto, quindi Massimo ci aiuterà veramente ad andare subito, andiamo subito al succo per conoscere i segreti, i trucchi e dei suggerimenti. Ok. Due persone ci si capisce perché si parla lo stesso linguaggio, due
capisce il destinatario. Quindi è importante ciò che arriva, dobbiamo focalizzarci su ciò che arriva al destinatario, non su ciò che parte a livello verbale o a livello emotivo della cosa. La comunicazione assume un ruolo di riferimento strategico nelle belle strutture ricettive, perché comunque parliamo un pochino più delle strutture ricettive, avendo più parte, no? Incentrato il discorso di comunicazione social sulle strutture ricettive, poiché consente di costruire l'identità stessa della struttura e di negoziare il significato al suo interno che all'esterno. Questo per quale motivo? Perché nella struttura ricettiva l'imprenditore o colui che ne è proprietario adotta uno stile di comunicazione che identifica poi la sua struttura. Quindi è molto importante che i suoi collaboratori o i suoi dipendenti adottino lo stesso identico sistema comunicativo, perché ciò che comunichiamo poi va a identificare la struttura a cui apparteniamo. Quindi è molto importante questo aspetto. Per comunicazione si intende l'insieme di processi bidirezionali che la struttura appunto istituisce con i propri destinatari interni e esterni per influire sui loro atteggiamenti e comportamenti. Ma cosa dobbiamo comunicare ad oggi? Ad oggi è importantissimo comunicare le emozioni. Pochi anni fa, ma parliamo di circa 5-6 anni fa, per comunicazione si intendeva informazione, cioè chi comunicava dava delle informazioni al suo destinatario. Ad oggi non è più così. Ad oggi, se adottiamo questo stesso metodo comunicativo, probabilmente falliremo la nostra comunicazione, perché bisogna comunicare con emozione, quindi la comunicazione deve essere intesa come emozione, deve emozionare la persona con cui parliamo. Quindi se il nostro obiettivo sono le nuove generazioni, un bel esempio, allora dovremmo rivolgere particolare attenzione al modo in cui comunichiamo le nostre emozioni, perché esse diverranno la chiave empatica. Come dicevo prima, significa che se non riusciamo a comunicare emozioni al nostro destinatario, la nostra comunicazione ad oggi fallirà. Quali sono gli ingredienti fondamentali per una corretta comunicazione? Partiamo un attimino dalla partecipazione interattiva per arrivare alla gestione della comunicazione, toccando un ingrediente molto importante che è l'empatia, per arrivare appunto all'efficacia della comunicazione. Cosa intendo per partecipazione interattiva? Partecipazione interattiva è appunto partecipazione nella comunicazione. Purtroppo in pochi riescono, o perché non vogliono, o perché non ci fanno caso, o perché sono talmente concentrati su ciò che vogliono dire che non verificano mai se la persona con cui parlano ha recepito il messaggio in modo corretto. Quindi, se ciò che diciamo è giusto, purtroppo è anche giusto ciò che riceve e ciò che capisce la persona con cui parliamo. E finché tutto è in linea non ci sono problemi, quando però il messaggio non è in linea, allora si innescano meccanismi non proprio belli. Occorre quindi sempre capire bene, anche con semplici domande, il segreto è fare domande, semplici domande se la persona con cui parliamo è in linea con ciò che noi vogliamo comunicare, quindi con ciò che gli stiamo dicendo. Quindi entriamo nella gestione della comunicazione. Come dicevo prima, quando si comunica occorre sempre osservare l'altra persona. Siccome parleremo anche dei social network, è impossibile, no, osservare la persona con cui comunichiamo attraverso i social, ma ce ne possiamo rendere conto comunque dai profili, che il profilo ci dice molto, poi lo vedremo nel dettaglio. Verificare i commenti delle persone che interagiscono con noi. È importante quindi sempre, sempre avere il feedback per tarare al meglio il messaggio che vogliamo trasmettere. Quindi il segreto cos'è? Domandare, chiedere, osservare costantemente. Soprattutto nella scuola, adesso faccio un piccolo accenno, nella scuola è importantissimo, soprattutto per i professori, cercare di capire cosa stanno comunicando, perché nella scuola ancora purtroppo si è nella fase di comunicazione e informazione e ovviamente questo non crea partecipazione. Quindi ecco, era una piccola parentesi. L'empatia è una parola che mi piace moltissimo, è una fase della comunicazione assolutamente importante, l'ho messa al terzo posto ma in realtà dovrebbe essere al primo. È la capacità di comprendere lo stato d'animo altrui, mettendosi nei suoi stessi panni per vedere dal suo punto di vista. È quindi una parte fondamentale, un'abilità da usare nell'ascolto attivo. Ascoltare attivamente significa dare la prova costantemente di aver capito ciò che l'emittente ci sta comunicando. Come dicevo prima, fare domande, cioè se ho capito bene, mi stai dicendo che questo crea un canale comunicativo bidirezionale, perché nel momento in cui
faccio capire alla persona con cui parlo che mi sto interessando a lei, automaticamente si crea empatia. Molto spesso è proprio questo ascolto empatico che la maggior parte delle persone cerca quando comunica. Cioè nel momento in cui comunico ho bisogno di un feedback, ho bisogno di capire cosa sto trasmettendo. Quindi non cerca consigli o soluzioni, ma vuole essere capito e compreso. Infatti l'efficacia della comunicazione, che arriviamo all'ultima parte di questo discorso sugli ingredienti fondamentali, è che mi fa strano che ad oggi la nostra prima reazione di fronte ad un'affermazione di un'altra persona è sempre una valutazione o un giudizio piuttosto che uno sforzo di comprensione. Cioè ad oggi non ci sforziamo di comprendere l'altra persona, è più semplice dare un giudizio. Molto spesso quindi quando qualcuno ci parla di emozioni, quindi ci si sta aprendo, no? Nei nostri confronti, esprimendo appunto un sentimento, un atteggiamento, saltiamo sempre e subito alle conclusioni, evitando di capire appunto quella persona. Molto raramente cerchiamo invece di capire cosa voleva dire l'altra persona. Qui adesso tratterò tre cifre importantissime, sono il 55, il 38 e il 7, dove partendo dall'ultima, come molti di voi già sapranno, il 7 è l'aspetto verbale della comunicazione. Quindi ciò che noi diciamo, probabilmente in questo momento ciò che sta arrivando delle mie parole è soltanto un 7% della comunicazione. Ciò che fa la differenza è appunto il 38 e il 55, dove il 38 parliamo di paraverbale. Il paraverbale è la tonalità di voce, è il timbro, è la velocità, la respirazione con cui parliamo, ed è un aspetto molto molto importante perché è questo che crea emozioni. Mentre il 55% è l'aspetto non verbale, quindi l'atteggiamento che uno ha, lo sguardo, i movimenti del corpo, postura, è questo che ci trasmette in realtà la maggior parte della comunicazione, se così la vogliamo intendere. Adesso vorrei farvi vedere un video che ha preso anche diversi premi da Google. Questo video parla appunto di comunicazione, ma nell'esempio concreto. Per quale motivo? Perché all'interno sono inseriti tutti gli ingredienti principali e fondamentali di una corretta comunicazione. Questo video, non so quanti di voi seguono YouTube o ricercano video su YouTube, molto spesso all'inizio appare come un piccolo short movie, no? Un messaggio pubblicitario normalmente di 6 secondi, 6 a 12 secondi, in cui la prima cosa che facciamo è chiudere con la X perché già annoiato con i primi 3 secondi, perché noi vogliamo già subito vedere il video e l'abbiamo già caso. Bene, questo intermezzo pubblicitario è proprio uno short movie studiato ad hoc per catturare l'attenzione del pubblico in 2 secondi. Quindi è quasi un record. Proprio perché se superiamo i 3 secondi ce lo disattivano e quindi il messaggio pubblicitario non passa più. Ve lo vorrei far vedere proprio perché in questo video sono racchiuse tutte le chiavi empatiche, ciò che passiamo dall'emozione che potrebbe essere curiosità o stupore per arrivare all'angoscia, alla paura e alla perplessità e divertirsi poi alla fine. Ve lo faccio vedere. Sono le tecniche per una corretta comunicazione con il nostro potenziale.
importante per il come si dice una cosa piuttosto che ciò che si dice, proprio la metodologia. Infatti, molto parliamo che tu entri il nostro cliente, basta dire la cosa giusta, bisogna crederci, perché nel momento in cui crediamo in ciò che diciamo, trasmettiamo quell'emozione, probabilmente facciamo credere la persona che parliamo. Trasmettere la convinzione che si tratti della scelta giusta per il cliente. Se parliamo di magari un buon piatto per quanto riguarda un enoturismo, un buon prodotto o una gamma particolare di bed and breakfast. Occorre quindi sempre catturare l'attenzione, come abbiamo appena visto in questo video, e l'emozione del cliente per persuaderlo ad ordinare e confermare ciò che ci aggrada. Vediamo le tecniche adesso una alla volta. Parliamo di suggestione, parliamo di stile e parleremo di comunicazione non verbale, che è la parte più importante della comunicazione, come abbiamo visto dalla percentuale del 55%. Per quanto riguarda lo stile è l'insieme delle tecniche verbali e non verbali nella comunicazione. Per tecniche verbali, come accennavo prima, parliamo di vocalità, ritmo e tonalità, le non verbali invece tratteremo la postura, i gesti e l'espressività. Creiamoci però delle macro aree per aggrupparli anziché approfondirli singolarmente, altrimenti saremo qua per due o tre giorni. Si possono trovare diversi stili, noi oggi ne raggruppiamo soltanto tre: lo stile aggiuntivo, l'indicativo e l'evocativo. Nello stile aggiuntivo si trovano più tecniche non verbali che verbali. Lo stile della persona autoritaria, quindi nel modo in cui parla già vedremo autorità e vedremo imposta la sua comunicazione. Lo stile indicativo invece ci informa senza però influenzare, quindi una sorta di appunto, comunicazione legata all'informazione. Per quanto riguarda invece lo stile evocativo, che è quello secondo me più importante, è lo stile appunto di chi emoziona la persona che lo sta ascoltando. Inutile dire che gli stili più importanti per una corretta comunicazione, se si ha una struttura o un'azienda, comunicazione che è riferita al cliente, è lo stile indicativo, ma soprattutto l'evocativo. Sicuramente saranno più funzionali. Per quanto riguarda la suggestione, ogni parola che noi diciamo crea un'immagine nella mente della persona con cui parliamo e quindi crea suggestione. C'è un esempio che si fa sempre, no, quando si partecipa a corsi di comunicazione, che è quello del dire: cercate, se siete in grado, di non immaginare un elefante rosa sopra la mia testa. Probabilmente io vi ho detto non, però l'immagine dell'elefante rosa sarà arrivata e molti di voi l'avranno immaginato, nonostante il non. Proprio perché la parola crea comunque nella nostra mente una visualizzazione. Questo è importante, questo crea appunto suggestione. Quando siamo in grado da sole di creare un'immagine di quel prodotto nella mente del cliente. Cosa molto importante, il non, la parola non, dalla nostra parte inconscia non viene percepito. Quindi, io ho detto non immaginate, ma la vostra parte inconscia vi ha fatto già vedere quell'immagine. Quindi attenzione quando parlate al negativo, cercate di parlare sempre al positivo, il non non viene percepito. Se parliamo della ristorazione, dovremmo fare un passo indietro per appunto popolare, nella ristorazione le parole che creano un pochino di suggestione potrebbe essere, quando si parla di un prodotto nuovo, un prodotto fresco, gustoso, leggero, dà già l'idea, crea già l'immagine del prodotto stesso. Soltanto un minuto, non può
mettiamo il piatto, quindi la percezione che il cliente avrà sarà di un ristorante pronto, anche quindi la cucina già pronta anche a tarda ora, quando lo immaginava chiuso, e soprattutto che lui è stato a scegliere, non il cameriere bravo nel dare l'indicazione. Volete vero? Chiusa la cucina? È arrivato il signore della domanda del ministero. Vuoi mangiare? Peccato, dovrebbe dare una bella mangia. Si è pronto? Notate come le parole che erano emozione e suggestione. Unico piatto. Buonasera. So che non c'è giusto, magari una cosa fredda, quello che trovate. Guardi qua, è tutto buonissimo, scegliete qualcosa di vicino. Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato soffritto, il trito impanato, altrimenti pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà infocchiettato in viso un po' a grammi, altrimenti un salmone macro. Un salmone, molto gentile. Contorno? Anche il contorno. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate impurate al burro di anzi con crema sponsa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera di cera, se non niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di gloria. Perfetto, il maestro del cuore, lo faccio così. Notate l'espressione del cliente. Questo è un video che mostra perfettamente come la suggestione sia in grado di condizionare le scelte della persona con cui parliamo. E soprattutto vorrei farvi notare una cosa, come da un problema, perché il cliente che arriva in un ristorante nel momento in cui è chiuso, la cucina è chiusa e si ha problemi nel gestirlo, dal problema si passa ad un'opportunità. Quindi nonostante che il ristorante in quel momento era chiuso, c'era un solo piatto che probabilmente sarebbe stato buttato via perché l'altro cliente non avrebbe mangiato, si è creata un'opportunità e la percezione che ha avuto questo nuovo cliente è di un ristorante estremamente efficiente, che è stato lui a guidare, non il cameriere, ma è stato lui il cliente a guidare la scena.
distacco, ma può denotare anche insicurezza. Prima parlavo del sorriso. Quanti di voi, entrando a persone che non conoscevano minimamente, hanno accennato di meno sorriso? Quanti di voi l'hanno fatto? Pochi? Nessuno? Prima parlavamo di empatia. Il sorriso è una chiave incredibile per creare empatia subito, per suggestionare immediatamente la persona che abbiamo di fronte. Per quale motivo? Perché il sorriso crea già subito una sorta di legame, ma basta semplicemente accennarlo. Vi faccio un esempio. Se voi andate a prendere un caffè al mattino, appena alzati, e trovate il barista o la barista che accennano un timido sorriso e vi danno il buongiorno con un sorriso nel momento in cui vi servono il caffè, com'è il vostro stato d'animo? Probabilmente è positivo, anche se avete avuto un'alzataccia. Se invece il barista vi dà il caffè e non vi degna neanche di uno sguardo, anzi al contrario, a 200.000 cavoli per la testa, e probabilmente vi sta trasmettendo anche, come prosegue la giornata? Sicuramente vi crea qualche problemino all'inizio. Il sorriso è importantissimo, utilizzatelo sempre per strada, nel momento in cui volete parlare con una persona o nel momento in cui cercate di catturare lo sguardo della persona che avete di fronte. Fatelo, perché il sorriso genera sorriso. Infatti è altamente, come ho scritto qua in rosso, altamente contagioso ed è un'espressione, questo è anche importante, è un'espressione che è comune in tutto il mondo. Quindi persone di qualsiasi etnia o qualsiasi lingua, il sorriso lo capiscono. Quindi è un linguaggio universale. Comunque, quando un cliente desidera l'attenzione, si guarda intorno, cercando l'incrocio di sguardi con il cameriere. Sempre perché facevamo riferimento ai turisti o ai turisti. Se invece fretta, alza gli occhi al soffitto, o ancora, se ritiene il servizio troppo lento, guarderà l'orologio. Quindi, se vi trovate di fronte, in generale, ad una persona che guarda spesso l'orologio, una persona che ha fretta, fatevi perdere tempo, non condizionatela, oppure trovate un argomento che sia di interesse. Sono quindi questi piccoli gesti da notare sempre e comunque nei confronti di chi avete davanti per gestire al meglio un cliente, e questi piccoli gesti vi permettono di fare un'enorme differenza nei confronti delle altre persone. Sorriso, una persona che non sorride, chi nota l'orologio, quindi cambia il discorso, non può perdere tempo al cliente, sicuramente avrà più peso nei confronti di quella persona che si sentirà compresa e capita, nei confronti di una persona logorroica che non interessa minimamente chi ha di fronte e non guarda minimamente i segnali del corpo. Però adesso veniamo un attimino, visto che parlavamo di strumenti digitali, quindi vorrei accennare al discorso Facebook, quali sono gli strumenti digitali, entriamo un attimo nel vivo della comunicazione digitale. Innanzitutto, il primo strumento importantissimo per una corretta comunicazione digitale è avere un sito web. Ok? Per un'azienda è assolutamente importante perché è lo strumento che ci permette di creare una vetrina della nostra attività e ovviamente si interpone tra l'utente e l'azienda. Un blog crea assolutamente, è uno strumento per creare comunicazione bidirezionale, meglio se monodirezionale, perché il blog poi va gestito nel migliore dei modi, perché nel momento in cui creiamo una comunicazione bidirezionale dobbiamo appunto gestire le risposte che ci arrivano attraverso il blog o le domande che ci arrivano attraverso il blog. Per poi arrivare ai social network, l'argomento diciamo più importante degli ultimi tempi. Social network, tutti di voi conoscono Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest, per arrivare poi a YouTube, Vimeo, Periscope per quanto riguarda podcast e video. Arrivando poi ai newsletter. Newsletter è uno strumento che per qualche anno è stato abbandonato, poi è stato ripreso perché a livello di comunicazione è molto molto importante, permette attraverso la posta elettronica appunto di dare informazioni al nostro potenziale cliente relativa ad eventi, riunioni, piuttosto che convegni o tutto ciò che possa essere di interesse comune, quindi informazione, tenere informato il nostro cliente o potenziale cliente. Altri strumenti di comunicazione sono gli SMS, gli MMS o WhatsApp. Quanti di voi utilizzano WhatsApp per alzata di mano? Quanti ce l'hanno? Bene, quanti utilizzano ancora gli SMS?
senso, probabilmente su WhatsApp possiamo scrivere un pochino di più, ma possiamo farlo anche negli SMS. E se veramente per quale motivo WhatsApp ha preso il posto degli SMS o degli MMS, che sono messaggi in cui possiamo inserire foto, video o audio? Perché WhatsApp ci dà una chiave di lettura emotiva. WhatsApp è stato creato per generare nelle persone che si vogliono scambiare messaggi, generare emozioni. Come lo fa? Attraverso le faccine. Le faccine si possono trovare negli SMS ad oggi, negli ultimi dispositivi, ma qual è il problema? Che se io comunico con una persona che ha il mio stesso dispositivo, la faccina funziona. Ma nel momento in cui comunico con una persona, mio amico o mio cliente, che non ha lo stesso dispositivo mobile, probabilmente quella faccina, ad esempio il sorriso, la vedrà come due punti e parentesi rotonda chiusa. Non crea molta emozione questo. Ecco perché WhatsApp è stato uno strumento potentissimo ed è tuttora potentissimo per creare comunicazione. Creare comunicazione emotiva. Scusa, poi con WhatsApp si controlla sempre la reazione dell'altro. Se è online. Si può avere anche con l'SMS ad oggi. Sì, però c'è la simultaneità con il mandato certo. Con WhatsApp, cosa che non vedi invece con l'SMS. Sì, 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 sì. Assolutamente vero. Assolutamente. Ma proprio per questa differenza. Assolutamente. È stato anche un motivo questo però di problematiche. C'è chi la privacy dell'altro. Noi siamo in grado di farci cambiare l'altra persona per sicuramente sì. Sicuramente non è uno strumento che piacciono ai mariti o alle mogli o alle ragazze, però andiamo in altri ambiti. Cerchiamo uno strumento di lavoro in questo momento. Numero per capire come in Italia si utilizza il web. E in Italia siamo 61,5 milioni di abitanti, aggiornato al 2014 questo dato, di cui 35,5 milioni di utenti sono utenti internet, ok? 26 milioni di utenti Facebook attivi, stiamo parlando di Italia. Volete vedere un dato sconvolgente? Che i 97 milioni di abbonamenti mobile attivi. Cosa significa questo? Significa che ogni persona ha almeno due SIM, ogni persona ha almeno due dispositivi. Quindi, quando qualcuno ci dice sì, internet, sì, web, ma non è per me, io ma mi piace più la carta, il giornale, sono perfettamente d'accordo, sono un numero da tenere in considerazione questo. Perché ogni persona ha due dispositivi, e non parliamo del computer, parliamo di smartphone, parliamo di tablet. Questo è importantissimo per l'utilizzo dei social, per una corretta comunicazione nel social e in internet. Vediamo un attimo la comparazione della penetrazione di internet tra Italia e Europa. In Italia la penetrazione di internet è del 58%, mentre dei social è del 42%. Abbonamenti mobile attivi è del 158%, che raffrontato con l'Europa siamo leggermente indietro. Quanto riguarda la creazione dei siti internet, siamo più avanti per quanto riguarda la gestione dei social, quindi sicuramente un canale da approfondire con esperti o comunque un canale da avere in considerazione, siamo avanti da un punto di vista di connessioni mobile attive. Parlavamo di due schede, quindi c'è un 58% no, degli abbonamenti mobile, mentre la media europea è 139%. Volete sapere qual è il tempo medio dei social network in Italia? In Italia parliamo di 2 ore al giorno. Il tempo stesso sui social media in Italia è di 2 ore al giorno, circa mezz'ora in più rispetto alla media europea. Quindi teniamo in considerazione questi dati per quanto riguarda le campagne di marketing e di promozione dei nostri prodotti. Cosa rappresenta il social network per una persona? Questo è molto importante capirlo. Sicuramente un punto di incontro tra il reale e il virtuale, perché chiaramente il social non ci permette di ampliare le nostre opportunità per quanto riguarda la conoscenza di altre persone, oppure per il cambiamento della posizione, per aumentare le relazioni. Molto spesso dietro un grande profilo c'è un grande self-made man, perché attraverso la realtà virtuale
il nostro profilo Facebook un qualcosa che magari noi non siamo. Ok? Quindi attraverso le immagini, attraverso i like che si mettono sui libri, piuttosto che sui film, piuttosto che sulla musica che noi vediamo, che noi ascoltiamo, scusate, o sui film che vediamo. Mi piaceva questa immagine perché molto spesso, quando, cioè molto spesso, speriamo che non sia così spesso, però, però è così. Dottor Sfigato, Mario Rossi, consulente di cazzo, c'è perdita di tempo, proprio per questo motivo, perché dietro a un profilo particolarmente importante si nasconde Mario Rossi. Ma perché ci si iscrive ad un social network? Quanti di voi sanno della scala dei bisogni di Maslow? Guardiamo un attimino che ci si iscrive sicuramente per curiosità all'inizio. Perché vogliamo capire questo mondo social, che cos'è, cosa ci può portare, come possiamo lavorarci o come possiamo andare a facilità. La teoria di Maslow, Maslow è uno psicologo statunitense, mette al primo posto della piramide l'autorealizzazione, quindi si arriva per gradi attraverso i bisogni fisiologici, passando per la sicurezza, l'appartenenza, l'autostima, all'autorealizzazione. Proprio perché i social network possono aiutare, anzi aiutano, i loro utenti a soddisfare la maggior parte dei loro bisogni. Quindi nel momento in cui una persona ha soddisfatto questi bisogni importanti secondo Maslow, automaticamente arriva all'autorealizzazione. Il social network è un ottimo mezzo per arrivare all'autorealizzazione. Ma soprattutto per lasciare una traccia di sé. È molto importante per l'utente lasciare una sorta di traccia storica del suo passaggio al mondo virtuale. Il profilo di ognuno di noi è diventato una sorta di diario suddiviso per anni. Non a caso Facebook ripropone ogni tanto ciò che abbiamo scritto un anno fa, perché Facebook parla appunto di timeline, cioè la nostra linea del tempo. Cosa si deduce da un profilo social? Ad oggi le più grosse aziende di marketing non basano più i loro sondaggi sul cartaceo, o sul passaparola, o sul parlare con le persone prendendo dei gruppi, ma si basa sui social network, perché dal profilo social, ahimè, per quanto vogliamo nasconderlo, passano tanti messaggi. Ok? E il successo probabilmente di Facebook è proprio legato a questo aspetto.